Ciao a tutti, in questa playlist andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sulle potenze. Vedremo anche le equazioni e le disequazioni, ma prima di ciò dobbiamo partire dalle basi. È importante ripassare la proprietà delle potenze. Dovete sapere che le proprietà si dividono in due tipi. Se ho la stessa base o se ho lo stesso esponente. Se ho la stessa base e ho un per, la regola mi dice che il risultato è dato dalla base, la ricopio e sommo gli esponenti, quindi 3 più 20, il risultato è 5 alla 23. Invece se ho un diviso, con la stessa base devo sottrarre gli esponenti, quindi il risultato in questo caso è 5 alla quarta. La potenza di potenza è molto semplice. Devo riscrivere la base e moltiplicare gli esponenti, quindi 3 per 2 viene 5 alla sesta. Per quanto riguarda invece lo stesso esponente, se ho una moltiplicazione e le due basi sono diverse ma ho lo stesso esponente, devo moltiplicare le basi, quindi 15 per 2, 30 alla terza. Se invece ho una divisione, devo dividere le basi tra di loro, 15 diviso 5, 3, e ricopio l'esponente. In generale invece una proprietà importantissima che dovete sapere delle potenze è che 5 alla 0, cioè una qualsiasi base elevata alla 0, fa sempre 1. Inoltre una proprietà importante è che se elevo una base a un numero pari, il segno che c'è qui diventa sempre più. Quindi meno 5 alla 8, alla 10, alla 12, è come dire più 5 alla 8, alla 10, alla 12. Mentre se ho meno 5 elevato a una potenza dispari, allora il segno rimane. Quindi pari, il segno meno diventa più, dispari, il segno meno rimane meno. Partiamo come sempre con un esercizio semplice. Ho questa espressione e la prima cosa che vedo è che ho sempre la stessa base, quindi posso applicare le proprietà di questa colonna. Innanzitutto devo dare la precedenza alle parentesi quadre, quindi devo svolgere questa moltiplicazione. C'ho un per, la regola mi dice che devo sommare gli esponenti, quindi 4 più 3, 7, e la base la ricopio. Questo lo riscrivo e lo svolgo al prossimo passaggio. Questa volta ho un diviso e quindi la regola mi dice che quando ho la stessa base devo sottrarre gli esponenti, quindi 7 meno 5, 2, e la base la ricopio. Ora che abbiamo finito lo andiamo a calcolare. Per la regola che vi ho detto, siccome l'esponente è pari, il segno meno diventa più, e 7 alla seconda, 7 per 7, 49, il risultato è più 49. Come sempre andiamo a fare un esercizio un po' più difficile. Questa volta noto che non ho la stessa base e non ho nemmeno gli stessi esponenti, quindi non posso applicare la proprietà delle potenze. Però noto che tutte le basi sono multiple di 2 e quindi le riscrivo come 2 alla qualcosa, ovvero 4 è dato da 2 per 2, quindi lo scrivo come 2 alla seconda. Siccome qui noto che tutte le basi sono col meno, scrivo meno 2 alla seconda, perché abbiamo visto che quando ho il segno meno e l'esponente pari diventa più, e poi 2 alla seconda fa 4, quindi questa scrittura è identica a questa. Questo lo ricopio perché è già posto così, mentre meno 8 è dato da 2 alla terza, perché 2 per 2 per 2 fa 8. Questa scrittura è identica a questa perché ho un meno, ma con esponente dispari il meno rimane e 2 alla terza ritorna 8. Riscrivo le parentesi quadre e graffa. Anche qui 16 lo posso scrivere come 2 alla quarta, perché 2 per 2 per 2 per 2 fa 16. Piccola parentesi, ho scritto meno 2 alla quarta e non meno 2 tra tonde alla quarta. Perché? Perché se ci pensate bene, se avessi scritto meno 2 tutto alla quarta, per la regola delle proprietà delle potenze, il meno con una potenza pari diventava più e 2 alla quarta diventava più 16. Ma io qui ho meno 16 e quindi ecco perché ho scritto meno 2 alla quarta
dove questo 4 eleva solo la base ma non va a considerare il segno. Se avessi usato le parentesi, allora il 4 andava a indicare anche di cambiare il segno in più. Bene, adesso siamo arrivati a un'espressione dove finalmente abbiamo la stessa base, quindi posso applicare la proprietà delle potenze. Qui ho il diviso, quindi devo sottrarre gli esponenti, quindi 2 meno meno 4, attenzione ai segni, 2 meno meno 4 vuol dire 2 più 4, 6, meno 3, 6 meno 3, 3, quindi riscrivo la base e l'esponente è 3, quindi questo 3, vi ho scritto i passaggi, è dato da 2 meno meno 4 meno 3, meno per meno fa più, e quindi 2 più 4 meno 3 fa 3. Ora, questa è una potenza di potenza e per la regola che abbiamo visto dobbiamo moltiplicare gli esponenti, quindi 4 per meno 1 fa meno 4 e meno 4 per meno 4, meno per meno più 4 per 4, 16. Quindi ricopio la base e l'esponente è 16. Anche qui ho adesso una potenza di potenza, quindi devo ricopiare la base meno 2 e moltiplicare 3 per 2 per 3. 3 per 2 è 6, 6 per 3 18, e questo lo ricopio. Siamo arrivati alla fine, ho una divisione, stessa base, quindi devo sottrarre gli esponenti. 18 meno 16 fa 2 e questo fa 4, perché il meno elevato a una potenza pari diventa più e 2 alla seconda 4. È arrivato il momento di andare in palestra, ma la palestra della mente. Dopo aver visto me, ora tocca a te allenarti. Fai pratica con questi esercizi e se hai qualche dubbio riguarda attentamente il video per non perderti tutti i passaggi. Del resto, imparare il metodo giusto è il segreto alla base del successo in matematica. Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia anche divertito un po' a fare gli esercizi, così come mi diverto io. Alcuni passano tempo a giocare ore e ore, videogiochi, giochi d'aria aperta o quant'altro, io invece gioco con la matematica. Spero di trasmetterti anche un pochino della passione che ho io per questa materia. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.